Auto elettriche e digitali per lasciarci a piedi? Amici di Come Don Chisciotte, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Il passo è stato breve: dal Viasat e il GPS nella scatola nera per lo sconto sulla polizza assicurativa al Move In, cioè una specie di Green Pass su quattro ruote con collegamento satellitare, e da qui alle automobili elettriche fino alla guida senza conducente d'era 5G, in mezzo all'effetto gas serra e lo stop nel 2035 per le produzioni a benzina e diesel. E questo il cronoprogramma dei trasporti su gomma con l'appendice dell'amletico dubbio. Tra tetto ai consumi e circolazione a singhiozzo, non è che in piena quarta rivoluzione industriale con le auto digitali ci lasceranno a piedi, privati nella libertà di spostamento per decisione di un algoritmo? E quanto potrebbe succedere in nome della sostenibilità, ovvero della lotta all'inquinamento atmosferico e al surriscaldamento climatico, esattamente come mutatis mutandis accaduto per il Covid nei recenti lockdown e coprifuoco, tradotto, creato il problema, digitale soluzione liberticida trovata. Finendo in un obbligo giuridico la normativa europea sul clima per la riduzione delle emissioni di CO2, infatti in Piemonte e Lombardia la black box su motore ottenibile con identità digitale SPID e registrazione rigorosamente online già oggi limita la circolazione degli autoveicoli attraverso il conteggio da remoto dei chilometri percorsi su strada, monitorati su app in big data, sempre più controllo sociale. Un diesel Euro 4, tanto per capirci, può muoversi fino a 8.000 km l'anno, mentre una benzina Euro 2 solo fino a 2.000, grazie ad un programma di tecnosorveglianza in linea con Wallet System sullo smartphone annunciato dal governo dei migliori, col potenziamento del Green Pass e la premialità dello Smart Citizen Wallet comunale. Un corso che si è avallato dall'esecutivo Meloni nell'innominata transizione digitale ci accompagnerebbe senza nemmeno accorgercene allo switch off delle vetture. Con sorpresa finale, approvato dal Parlamento europeo lo stop alla vendita di nuove auto e furgoni a motori termici, secondo l'agenda del Grande Reset, insieme all'esplosione delle vetture elettriche, dovrebbe infatti decollare il mercato delle auto iperconnesse 70% entro il 2025, viatico per le automobili a guida senza conducente, cioè telecomandate da remoto grazie alle Automatic Train Operation legalizzate dall'Unione Europea, esattamente come droni, treni e aerei con pilota automatico. Uno dei maggiori vantaggi delle auto senza conducente è la possibilità di eliminare l'errore del guidatore fisico, scrive autotoday.it. Il 90% di tutti gli incidenti stradali sono causati da fattori umani, ergo l'errore sta nell'uomo, mica nel progresso. E così Tesla del transumanista Elon Musk, insieme al colosso General Motors in quota BlackRock e Vanguard, puntano infatti su automotive a robotaxi, cioè taxi robotici, così come Volkswagen in Cina ha collaudato la guida autonoma, mentre è di Tim un progetto con navetta Auton Shuttle che viaggia grazie al 5G. Noto come dopo le auto col wifi, la Commissione europea per 18,5 milioni di euro ha finanziato il 5G Carmen, cioè le Smart Road, il primo corridoio europeo Italia-Austria-Germania,
Germania di automobili senza conducente per unire Bologna, Tirolo e Trentino Alto Adige a Monaco di Baviera con microantenne hotspot wireless pure su pali neri e sotto al manto stradale. I veicoli stradali sono destinati a diventare più connessi e automatizzati grazie ai progressi tecnologici nel campo dei trasporti da Bruxelles, dichiarano gli europolitici nei panni di veri e propri ingegneri sociali. Così sensori, telecamere, GPS, algoritmi, intelligenza artificiale, antenne 5G, rilevamenti satellitari, posizione e Google Maps potranno decidere chi, dove, quando, come e perché potrà viaggiare in auto nei prossimi anni incuranti della sequela di precedenti inquietanti. 2018, Stati Uniti, auto senza conducente investe e uccide una donna in Arizona. 2021, Cina, incidente mortale con auto senza conducente. 2022, Cina, auto senza conducente vola letteralmente dal terzo piano di un parcheggio a Shanghai, due morti. 2022, Germania, un morto e nove feriti gravi durante un test di auto senza conducente, mentre sempre in America c'è poi un'indagine su 10 vittime, cioè 10 morti da 30 incidenti provocati da auto intelligenti. Ma non è tutto. Comprereste mai una macchina a guida autonoma che in qualche riga del suo algoritmo abbia scritto di uccidere il pilota passeggero per salvare dei pedoni? Si chiede Repubblica. Sì, perché il futuro che prima non c'era, secondo il prestigioso britannico Telegraph, sarebbe in realtà morto ben prima di nascere. Non deve sorprenderci, poiché parliamo di una tecnologia che sarebbe di certo morta presto o tardi. L'unica incognita era solo il quando, appunto, hic et nunc, prima che sia troppo tardi. Teniamoci strette le nostre vecchie automobili a misura d'uomo di clima naturale e di cittadini liberi di muoversi. Tutto il resto è come una trappola. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, ambiente, geopolitica, privacy, transumanesimo, controllo sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.